Sindaco, dopo 5 anni di contenzioso, ieri addirittura salito su un escavatore per questo inizio dei lavori nella villa comunale Domenico Russo a Policastro Bussentino. Il fatto di salire personalmente sull'escavatore è il simbolo che il primo cittadino è in prima linea, è vicino ai cittadini, affronta direttamente senza nascondersi le problematiche e li risolve immediatamente. Per il bene comune, il nostro paese sta diventando un esempio di efficienza, di correttezza amministrativa e di bilanci positivi. Noi abbiamo chiuso il bilancio ieri positivamente con un attivo, in cassa abbiamo circa 2 milioni di euro a disposizione e stiamo realizzando tante opere in un momento di grande crisi economica. Questo dimostra che se c'è la passione, la volontà, il desiderio, la capacità, il Sud può ripartire, anche il Sud, nel Sud si possono realizzare opere significative, sviluppo in modo celere e corretto. Quindi salire sull'escavatore è stata una grande soddisfazione perché abbiamo dato inizio ai lavori, ho aperto io il primo varco di questa area degradata, facendo capire che il primo cittadino è in prima linea, vuole risolvere i problemi e risolve i problemi. Poi l'escavatore, per chi mi conosce da piccolo, io aiutavo mio padre, faceva quello, quindi per me non è difficile fare anche l'escavatorista, perché sono nato da famiglia umile, so fare l'operaio, il muratore, l'ingegnere, il professore, il sindaco, il politico, sono uno del popolo, perché ho scommesso in questa grande sfida di ridare dignità a un territorio mortificato da secoli, ma soprattutto di dimostrare che anche al sud ci sono persone per bene, i cittadini vogliono questo riscatto e noi dobbiamo dare questa opportunità ai nostri cittadini, ma io credo a tutto il sud, perché l'Italia tutta senza il sud non può ripartire. La villa comunale come ampliamento è stata regolarmente pagata dal comune, 7-8 ricorsi al TAR, finalmente il TAR ha decretato la fine di questo contenzioso, ha dato ragione al comune perché tutti gli atti amministrativi emessi dall'amministrazione Fortunato erano corretti. Finalmente la comunità di Policastro avrà una villa degna di questo nome, della città del futuro, sarà riqualificata un'area degradata, riversava quell'area in uno stato di completo abbandono, di pericolosità, perché era adiacente alla villa esistente, quindi con pericolo di serpenti, topi, perché c'erano galline, baracche, opere abusive. C'era un altro pericolo: per camminare lungo il perimetro della villa bisognava per forza ricadere sulla strada, creando dei pericoli alla pubblica e privata comunità, dei veicoli che passavano anche ad alta velocità. Con questa opera faremo un marciapiede in modo tale consentiamo a tutti di attraversare la villa, di attraversare la nazionale in modo sicuro e chiaramente gradevole. Quindi finalmente riqualifichiamo un'area importante al centro di Policastro e di fronte alla grande opera che abbiamo realizzato, il Tempio del Popolo, il Cineteatro, dedicato a Giovanni di Benedetto. Quindi è un grande risultato, con grande soddisfazione. Ieri sera abbiamo dato subito inizio ai lavori e speriamo a breve, entro 30-40 giorni, di completare quest'altra opera.